Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Sid Meier's Pirates, che dovrebbe essere il 17 possibile, o forse il 18 o il 16. Vabbè, non importa, siamo qui e questo è importante. Sono appena stato a Nassau, ho venduto un po' di roba, compresa l'ultima nave che avevamo preso, e mi hanno detto che su questa navicella qua, su questo sloop olandese, che ha un nome così assurdo, Het Uitschipschip. Ship scritto con la C, tra l'altro. Ship! Ship! C'è un cannoniere e quindi io andrei ad assaltarla per distruggerla e prigliarmi il cannoniere. Qual è la mia? Ah, è quella di sotto, ok. Scappa! Porca d'una miseria, guarda come scappa! No, ok, avevo paura che scappasse perché è molto probabilmente più veloce della mia. Ma direi che posso anche saltarla senza preoccuparmi troppo di chi c'è e chi non c'è. Anche perché hanno un equipaggio inferiore del mio. Però ha la corazza questo tipo. Che gioco di piedi! Stavo per sbagliarmi. Yeah! E ce l'abbiamo fatta nuovamente. Vediamo questo capocannoniere. Vediamo se abbiamo recuperato un po' di equipaggio più che altro. Perché non abbiamo tanto equipaggio, alla fin fine. Abbiamo un fracco di cibo, ma poco equipaggio. Ecco, è un abile cannoniere. Può addestrare il cannoniere e fare fuoco velocemente. Si lascia facilmente convincere a unirsi al nostro equipaggio. 15 marinai entusiasti si offrono volontari per unirsi all'equipaggio di 99. Benvenuti, ragazzi. E abbiamo preso pochissimi soldi, in realtà 10 tonnellate, 24 di spezie, 6 di cannoni. Può andare, ci siamo inimicati un po'. Libro paga dell'esercito. Vai! Vai al libro paga dell'esercito, vai! Quanti soldi hanno? Cioè quanti. Ci proviamo? Proviamoci. Oddio, equipaggio 133! Cribbio palle a mitraglia tutta la vita. Mancati in pieno. 104 rimangono comunque abbastanza. Però dobbiamo cercare di beccarli prima che ci sfascino del tutto la nave. Dobbiamo andare loro addosso, assolutamente. No! Per un pelo, Kaiser! No, ma noi ritentiamo, eh. Libro paga dell'esercito. Poi alla fine scopriamo che magari non c'è un Kaiser di niente. Marco 88, non ci deludere. Non ci deludere. Ah, ma tra l'altro noi abbiamo perso tutto l'equipaggio che c'era là sopra. Quindi siamo, adesso siamo un sacco sotto di equipaggio. Abbiamo temporeggiato forse un po' troppo. Ma è meglio attaccarli in fretta prima che perdiamo tutto. E speriamo di farcela. Dai. Dai, dai, dai.
Sì. Alleluia, alleluia, abbiamo perso una barca per prendere che cosa? Beh, 33 marinai. È un cribbio di niente. 763 pezzi d'oro, cioè valeva di più la barca che avevamo prima. Ma porca d'una miseria, ma porca d'una miseria. Nassau. Parliamo col governatore, abbiamo distrutto degli olandesi, magari ne sarà contento. Ottimo. No, no, non voglio la figlia del governatore, è bruttissima e non voglio ballare. Assolutamente. Sì, va bene, una camicia che ci offre... E il dio Sviva, diretto a Sant'Ego, porta più di 1000 pezzi d'oro. Ok, interessante. A Santiago costa un sacco lo zucchero. Ok. Mercante, hai un po' di roba? Se io ti vendo delle spezie... E lo zucchero no. Abbiamo detto di no allo zucchero, eh? Un po' di cibo, abbiamo perso un sacco di equipaggio, tra l'altro. Un sacco! Per niente alla fine, 700 robette. 700 cucuzze. Ah, qua ripariamo questa. Un galeone del tesoro, ma è lento. Questo è uno sloop, però. Questo possiamo potenziarlo un pochettino e vedere se ce lo teniamo come cosa di ricambio. Fregata da 80 tonnellate, no, la vendiamo questa. E boh, andiamo a vedere se troviamo la carissima barca, quella che diceva trasportava tipo triliardi di pezzi d'oro a Santiago. Non si vede niente, infatti. Eleutera e quindi è più forte perché sono arrivati degli immigranti. Dov'è che è Santiago però qua? Mo? Ah, laggiù in basso, vabbè. Nuota, zitto e nuota. Cos'è? Nuova nave da guerra. Ma va veloce come non so che cosa. Vabbè, anche perché noi siamo controvento, lol. Quindi ci metteremo tipo una vita ad arrivare a Santiago, immagino. E quello che trasporta i soldi dove sarà? È pieno di francesi. In sta zona è pieno di francesi. Forse abbiamo troppo distrutto gli spagnoli. Adesso ci sono francesi un po' in ogni dove. No, ma nell'altra zona più a est ci sono più... Cioè più a ovest ci sono più spagnoli. Sì. Vediamo un attimo. Se si arriva, magari, prima o poi. Prima o poi. Blacktown, un covo pirata. Dai, magari qua abbiamo dei pirati da recuperare. Per il nostro equipaggio. E poi andiamo a Santiago. Allora, taverna. Ok, sì, 25 uomini. Me piazza. Una mappa segreta. Steedbone. Ma abbiamo solo un pezzo, porca miseria. Dobbiamo trovare l'altro pezzo. La frutta del tesoro spagnolo si è diretta alla Habana con un carico di lingotti d'oro. No, Montalban non lo voglio. L'ultima volta che abbiamo provato ad affrontare Montalban siamo finiti un po'. Ecco. Vediamo se possiamo vendere un po' di roba al mercato. Sì, a 5 pezzi d'oro. Ma guarda, abbiamo un sacco di 24 mesi. Sì, vabbè. No, lo zucchero va niente qua. I cannoni li vendono a zero, cioè li comprano a zero. Boh. LOL. Ma poi non ne hanno neanche di cannoni, quindi. Aspettatemi! Ma che poi quella dovrebbe essere la più veloce, quella dietro, invece no. Ma forse perché le altre hanno le vele migliorate. Qua c'è una nave predona francese, qua c'è un... Nave del tesoro! Oh, potrebbe essere interessante. Però quanti uomini avrà? Un sacco, suppongo. Noi ci proviamo. Sì,
siamo dei pazzi e ci andiamo direttamente addosso. E vediamo a sto punto se riusciamo a affrontare questo sciocco uomo senza indebolire l'equipaggio nemico, senza indebolire la nave nemica, senza niente. Ok, dai, forse possiamo farcela. Non è particolarmente veloce. Avrà anche la corazza, ma è lento. Infatti. Adios, amigos! 17 marinai, perfetto. E big money, big money. 2001. 2001, 38 cannoni, 25 tonnellate di spezie, 18 di articoli di lusso e 15 di cibo. Sì, direi di sì. E andiamo a Santiago a vendere lo zucchero. Lolli lo. Allora, commerciamo con il mercante. Vediamo lo zucchero che hanno detto che valeva. Infatti, 14. Anche le spezie. Guarda quanto costano quelle spezie. Vendiamo anche le spezie. Qua ci facciamo i triliardi. Lo peliamo proprio questo mercante. Ti vendo tutto. Ti vendo tutto. Vendo anche un po' di cibo. 20 mesi va bene. E anche cannoni. 80 cannoni dovrebbero bastare. Alla grande. Maestro Dasha. Travicelli di ferro. Allora, ripariamo i travicelli di ferro. Ripariamo. Ah no, questo qua è il galeone del tesoro. Due ne abbiamo. Questo è l'ultimo che abbiamo preso. Io direi che potenziamo anche questo, perché se per caso dovessimo beccare qualche... Ma potenziamo tutto, cioè siamo pieni di soldi, cioè chi se ne sbatte. Vendiamo questa e ci siamo rifatti della spesa. Andiamo più che altro a vedere in taverna se c'è qualcosa di interesting. Tipo 17 uomini, perfetto. Sì, la parte mancante del tesoro. A sud-est è sto giro di Puerto Principe. Sud-est. Però questa è la baracca abbandonata di prima, no? Forse no. No, no, io direi di no. Però, boh, se non altro... no, ti insegno le buone maniere, canaglia. Non disturbare la cameriera. Guarda che ti spacco la faccia, eh. Non si trattano così le donne, eh. Si picchiano solo con i fiori le donne, eh. Lo dice anche il detto. Una donna si picchia solo con un fiore. Ecco, vedi? Te lo meriti. Guarda, ma non ti reggi neanche in piedi. Ti faccio vedere io chi fa sti salti del manga. Ok, magari non devo attaccarlo dal basso. Però dall'alto funzeca. Adios. Ecco. Questo ti meriti, insolente. Cameriera. Oh, siete un tipo davvero audace. La vostra abilità con la spada tornerà utile da queste parti. Si direbbe che ci sono altri uomini desiderosi di unirsi all'equipaggio. Perfetto. Arriviamo a 155. Spettacolo, ragazzi, cioè. Marchese de Montalban. No, magari no, eh. Magari no, il Marchese de Montalban. Vediamo se il governatore ci dice qualcosa o si incavola e basta. Oh, questo è un governatore un po' sexy, non come quei vecchi obesi. Un giorno potreste essere promesso... Oddio, ma questa è... Da graziosa, ma non è mica granché. Ragazzi, ci buttiamo. Proviamo, dai. Secondo me, tipo... Ci facciamo una figuraccia assurda, però... Ci proviamo, dai. Lalala. Ecco, ho già sbagliato. Oddio. Ecco. E dire con anche le scarpette da ballo, porca miseria. No,
No, non sono capace per nulla. Ma è troppo veloce sto ballo. No, io non ballo mai più in vita mia. Cioè... Ma guarda! Non ne sto beccando una. Niente. No! Oddio! Ma no! Ragazzi, siamo degli impediti di prima categoria. Mi odierà a morte. E infatti, guarda, no, fai schifo. Beh, ma abbiamo ballato come neanche un rinoceronte. Ammiraglio Mazzetest, siete così intelligente e affascinante. Spero che, però che la vostra arte nautica sia migliore delle vostre capacità di ballerino. Sì, su questo puoi contarci. Arrivederci, arrivederci. Bon. E direi che con questa siamo a posto, abbiamo fatto una figuraccia troppo grande questo giro. Troppo grande. No. È meglio dirci addio per sempre, ragazzi. Addio per sempre. A meno che è Puerto Principe, sono 16 minuti. Ce la si fa. Proviamo rapidi rapidi. Diceva sud-est, sud-ovest, nord-est, nord-ovest, sud-est. Quindi deve essere qua, vicino alla punta delle forche. Tesoro nascosto nei dintorni. Sì, ragazzi, questo giro facciamo l'amplan. Dai, abbiamo perso una nave, almeno possiamo recuperare un po'. Sì, gettiamo qui le ancore, ragazzi. C'è tipo un... Cos'è sto schifo? C'ho un fiore su un panettoncino, quello per non far parcheggiare le macchine. Ma io la nave non posso parcheggiarla là. È una testa di pietra. Dovrebbe essere una testa di pietra. Vediamo se troviamo due alberi secchi in qua. Sì, forse è una testa di pietra. Due alberi secchi. Perfetto, poi dopo i due alberi secchi... Ok, devo andare a destra, di qua. Baracca? No, non c'era una baracca. Sì, devo andare più in qua della baracca. Dovrebbe. Però non sto trovando un fico secco di niente qua. Sono dalla parte giusta? Forse no. Torniamo indietro. Alla baracca. Dov'era adesso la baracca? Ok, non assomiglia a una baracca. Però... è un tempio Inca. Potrebbe tornarci utile. Ah, dovrebbe essere proprio dalla parte... Di. Là c'è la costa. Qua c'è la costa, quindi devo andare. Allora, se qua c'è la costa. Che cazzo? No! Esci di qua, porca d'una miseria. Dovrei andare tipo di qua. E i due alberi secchi. Lol, ho capito i due alberi secchi, ma. Tempio Inca, due alberi secchi. Ok, dobbiamo continuare dritti di qua. No? Oh! Alleluia! Cioè ci abbiamo fatto il giro in tondo come degli Inca, non lo so. Beh, sembra meglio del tesoro di prima, dello scorso episodio. Di sicuro. Di sicuro. Quanti soldi era? 6.000 pezzi d'oro! Alla grande, raga! Torniamo alla nostra nave. Salviamo. Per essere sicuri.
Dov'è? Qua. Salva la partita sullo spazio vuoto. E io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al mio canale se per caso questo video vi è piaciuto e volete stare aggiornati sempre sui nuovi video che escono regolarmente, più alla settimana. C'è anche la mia pagina Facebook se volete, qui in sotto in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!